Fulvio Abate, Dario Evola. Volevo raccontare un tranccio di vita. Quando speravo di non fare il servizio militare, Speravi di non farlo? speravo di non farlo, Andata male? avevo un signore che era parente di un altissimo ufficiale dell'esercito, mi disse: tranquillo, puoi considerare Civile. civile, così mi disse. Dice: ma io sono preoccupato. E lui mi disse: tranquillo, perché sarò io ad accompagnarti al distretto. Quando non interessa il caso, si dà una lettera con su scritto il latore della Il presente. datore della presente, datore della presente. Nel tuo caso verrò io. Quindi era una raccomandazione, una bieca Di raccomandazione. più, Di più, il di più. consiglio, dico: ma io sono preoccupato. Ti puoi considerare Civile. civile, mi diceva, civile o borghese, magari dicesse Civile, civile. civile, no, il termine esatto è civile. Giovedì verrò io, ti accompagnerò al distretto. Quel giovedì mi presento sotto casa sua intorno alle 7:20 del mattino. Provo a suonare, non risponde nessuno. Già, Nel inquietante, cioè che dalle sette frattempo mattina non c'è arriva il nessuno. portinaio e mi dice: che vuole lei? Dico: appuntamento con il professore. Poi portinai palermitani sono una categoria particolare. Ma quello è ancora più Ancora particolare. più Mi inquietante. dice: aspetti un attimo. Chiama, mentre chiamava il citofono, mi guardava negli occhi così. Scrutava. Sì. Sgrutavo. Scrutava, Dice di salire un attimo. scrutava. Alle Sa 7 di mattina. salgo e lo trovo in vestaglia da camera. E Minimo quest'aglio. mi dice: tieni! E mi dà una lettera. Il latore della C'era scritto il presente. latore Sarei della presenza. scommesso. Il latore della Tu presente. invece, grazie al Eh fatto di beh, adesso essere quattro. quattro occhi. Quattro occhi, quindi assolutamente mi finsi di fatto non No, ti vedente. vinsi tu. Quanti E beh, dedotti? parecchio. Adesso me ne mancano 6 mesi, all'epoca quando avevo appunto 18 anni me ne mancavano insomma quasi 11, 5, no, 11 per ecco, occhio. 5 gradi. E dissi che non ci vedevo assolutamente, che avevo una epifora incoercibile. Epifora incoercibile è un termine assolutamente anche improbabile e non scusabile. Mi disse: dov'è questa epifora? Dico, non sapevo che cosa Ma come ti fosse. chiami tu? Come ti chiami? Io sono. Madonna, come fai? Dobbiamo vedere come ti chiami? Ci siamo sponsorizzati dalla Madonna, Salvarani. Eddie Merckx ti Edmers. chiama. Io mi chiamo Salvarani. La storia di mia madre La cucina la Salvarani, la conosci? cucina Salvarani, Mia no. madre, Salvarani è una grande vicino, marca di cucina, no? sì, prima di Scavolini esisteva solo Esatto, Salvarani. la cucina degli italiani era Salvarani, non era Scavolini. E accanto a CB, lo ricordi CB? Cibi, sì. C'era CB, poi c'era Dalaf subito dietro, e Sì. in mezzo c'era il Ciranò. Ci sono negozi palermitani degli anni 70, 60-70, Ma io insomma. c'ho pure il calendario di Dalaf, te lo faccio vedere, no? Perché sennò Questo. sembra che uno si inventa i cose, non Stiamo me le. parlando dei quartieri, dei nuovi quartieri palermitani degli anni 60-70, che erano appunto il quartiere Sciuti, ecco qui, da, vedi, la Dalla confezione, no? È confezione, lui, sì. Viale Lazio. Via del Lazio, esatto, sì. E si potevano Praticamente, trovare le giacche a quadri, i pantaloni a sbassare, sì. poi c'era la birreria Treffpunkt, Direi dove tu non finivi di mangiare e subito ti toglievo il in piatto. casa, ma il Erano velocissimi, cameriere arrivava erano velocissimi. e diceva: anzi, se c'è qualcuno che ha memoria della straordinaria birreria Treffpunkt Io ho memoria di quella buonissima insalata tedesca che si di mangiava. patate L'insalata tedesca era una cosa e buonissima, la fondue buonissima. E la bourguignon. fondue bourguignone come la facevano loro, assolutamente. E poi si beveva la birra nei boccaloni, a Palermo era l'unico posto che si poteva bere così. C'erano i cervi C'erano i impagliati, cervi impagliati. Era una bellissimo. birreria tirolese, in perfetto stile tirolese, a Palermo. Sì. Improbabile pure quello. Allora, lì vicino c'era la Salvarani. La Mia Salvarani, sì. madre va alla Salvarani e dice: voglio questo specchio. Specchio, ce l'abbiamo ancora in magazzino, pensa. E
l'impiegata dice: mi dispiace signora, ma questa è l'esposizione. E dopo lo può dare! Il prezzo ridotto perché il prezzo dell'esposizione, no, quello cioè, lo porto io. E guardi, non posso. Mi ricordo che le disse: guardi, c'è Mario Salvarani a Palermo. Mario Salvarani, penso fosse il proprietario. Se viene qui e mi dice: dov'è lo specchio? E che fa? Mi licenzia. Licenziato per colpa, appunto. E ci parlo io a Mario Salvarani. Avrebbe fatto un'intercessione, ma no, lascia perdere. Mia madre era capace di tutta la storia dell'ospedale te l'ho raccontata. Ma insomma, il militare poi com'è finito per il militare? È finito ti che chiede questa lettera il dottore della presente e tu cosa facevi? Una settimana dopo io stavo al gelo nella piazza d'armi di Orvieto e mia madre mi diceva ci sta Orvieto, ci sta il posto di San Patrizio, oltre che l'uomo, che cazzo me ne fotteva di signore Barnes, di una signore, sì, ma tu dimmi che cazzo me ne poteva fottere del posto di San Patrizio. In quella situazione era terribile. Quanto sei stato Orvieto? Un mese e mezzo. In quale arma eri? Eravamo granatieri. Granatieri, perché tu sei alto, quindi insomma eri granatiere. Bersagliere invece più basso e marchiato. Terzo battaglione, granatieri, guardie, motto, a me le guardie. Non c'è più la caserma Piave. L'hanno... Tu pensa, insomma, considerati civile e finisti invece granatiere a Orvieto. Ancora me lo ricordo. Granatiere Orvieto, un inverno Orvieto. C'era il... E io invece riuscii a scansarmela, insomma, appunto per via degli occhi e diciamo anche un aiutino, insomma. La torre della presente, la legge pure a Dio. La torre della presente. Non ero l'attore di una presente, non fui l'attore di una presente, ma semplicemente un bell'attore. È una bella storia, grandi tranci di vita che Eddie Merckx e Salvarani vi hanno. Adesso andiamo a correre, dopo i pranzi che abbiamo fatto, adesso andiamo in bicicletta a correre, vi raccomando. Pac, l'abbiamo detto, sì. Auguri, buon anno.